Per la nostra burrita abbiamo bisogno all'incirca di un chilo di gattuccio di mare. Come prima cosa andremo a pulire i nostri gattucci, eliminando l'interiora e mettendo da parte tutti i fegattini. Dopodiché tagliamo in pezzi dall'incirca di 10 cm e mettiamo da parte. In una pentola metteremo 2 litri d'acqua con 1 litro di aceto, 2 cucchiai di sale e andremo a bollire per 6-7 minuti. Molto importante schiumare tutte le impurità mentre bolle. In una teglia bella larga andremo ad adagiare sul fondo il nostro gattuccio appena spollentato. Ora in una padella con abbondante olio andremo a mettere all'incirca 200 g di noci e cominciamo a soffriggere. Aggiungiamo i nostri fegattini con all'incirca 6 cucchiai di aceto e continuiamo la cottura. Una volta terminata la cottura andremo a mettere la nostra salsa bella calda sopra il nostro gattuccio di mare. Come vedete abbiamo coperto completamente il gattuccio e andiamo con la marinatura. Una volta che si è raffreddata la nostra burrita andremo a metterla in frigorifero e potremo gustarla dopo 24 ore. Spero tanto vi sia piaciuta questa ricetta. Ricordate di mettere mi piace e iscrivetevi al mio canale per nuove ricette. Ciao a tutti!